C'era un tempo in cui mio padre diceva sempre così quando cominciava a raccontarci delle storie che mi spedivano nel mondo dei sogni. C'era un tempo in cui la terra fu presa al popolo e divisa in parti per essere governata da re, da uomini e da leggi. Ma il popolo era protetto da uomini fantastici che arrivavano a bordo di una nave navigando dalla nebbia dei cieli, piena di luce, musica e bellezza. E coloro che dovrebbero sapere queste cose dicono che questi uomini non erano più venuti tra noi. Ma quando ascoltavi mio padre raccontarlo, dovevi solo sapere dove guardare. Guarda, guarda! Degli stranieri! Li vedi adesso? Stranieri! Andiamo! Meglio che torniamo a casa! Travel our kingdom from here in our minds, and find a safe harbor for your heart and mine. You won't be alone in the cold world, McCree, for my love will carry you over to me. So hold to your love when the world's in your hand, and don't be afraid when it's your turn. Grazie ragazzi, grazie. Per la miseria. Va tutto bene? Aspettiamo. No? Devo dire che in giro c'è puzza di pesce marcio. Ma vostro zio James sistemerà tutto. Bene. Per favore, fate silenzio adesso. Fate silenzio. Sappiamo tutti che il nostro villaggio è rimasto indietro con i pagamenti delle ipoteche. Io e mio padre abbiamo visto un paio di uomini vicino al lago. È vero. E siamo piuttosto sicuri che lui abbia in mente qualcosa. Quel vecchio egoista di Haystack, o Haystack, o come accidenti si chiama. Avido bastardo. Conosce il prezzo di ogni cosa e il valore di niente. Quanto dobbiamo a quel ladrone? Beh, io credo che siano circa... Esattamente 1.362.000 euro. Faccia di aragosta, furbastro, ladro! Ecco quali sono le sue intenzioni. Vuole spremerci a tutti i costi per poterci poi rubare tutta la terra! Santo cielo, che strane idee! A proposito di cielo, forse quella tale Santa Maria e qualche inchino vecchio stile al vostro creatore potrebbe tornare utile a questo punto. Non rimarrò inerte a sentir pronunciare invano il nome della Santa Vergine Maria. Quello che le ci vuole è un bel calcio nel sedere! Andiamo, andiamo! Non vorrei sporcarti le mani, sei un uomo di chiesa. Lo prenderò io a cinghiate e che il Signore mi voglia perdonare. Ha detto il suo prezzo, adesso esca dal nostro pub. A meno che non mi sbagli, questo pezzo di proprietà non le appartiene. Dammi tempo, mia cara. Dammi tempo. Se ne vada. E ringrazi che sono pacifista. Da quando in qua sei una... Petecrep! Sì, signore! Daglielo. Se ne vada! Ha capito, se ne vada! Vattene! Fuori dal nostro pub! È una notifica di pignoramento. Abbiamo 90 giorni di tempo per pagare. 90 non giorni. È colpa nostra! Haystack controlla la maggior parte dei posti di lavoro! Padre, posso dire una cosa? Stiamo tutti zitti per il meraviglioso Michael O'Malley. Ryan McNulty, stai zitto adesso! Ascoltate, avrei un'idea. Sapete, a volte in America le piccole città fanno una lotteria e mettono in palio un'auto d'epoca o un terreno per raccogliere soldi per la comunità. Ma cosa abbiamo noi? Solo un villaggio in bancarotta! Abbiamo questo. Cosa? Vuoi dire il Finnegan? È l'unico edificio che possediamo e che non è di Haystack. Ma se il villaggio va a gambe all'aria, lui ne approfitterà e senza muovere un dito si prenderà anche questo locale. A meno che... non lo vendiamo a uno di fuori. In tal caso non potrà metterci sopra le sue avide mani. Allora cosa ne pensate? Chi è con me? Penso che sia un'idea fantastica. Sono con te, Michael.
Secondo me è una stronzata. Siamo d'accordo? Stronzate! Va bene? E se chiedo? Togliti dai piedi, niente da fare. Non vogliono pagarmi. Sai cosa vi dico? Io mi faccio il culo a ballare lì fuori. Altre bollette, altre bollette. Sì? Parlo con James McDavid. Il signor McDavid? No, sono il signor Negro, ma posso prendere il suo messaggio? È il servizio di recupero debiti senza via d'uscita. Verrà disconnesso se non effettua un pagamento di $123.16. $123? No, io posso solo coprire i centesimi, le va bene? Sì? McDavid, sono il padrone di casa, quando mi paghi l'affitto? Senti, tesoro, come ti chiami, tesoro? Marlene. Pagare l'affitto? Chi? Cosa? Marlene, perché mi stai facendo questo? Io sto morendo! È il mio fegato, capisci quello che dico? Ho un problema con lo scroto. Il cuore mi si è fermato una volta, capisci? I miei nipoti sono intorno al mio letto. Un testicolo è caduto. Il testicolo ti è caduto? Eccolo lì per terra, non morire, zio! Quello di cui ho bisogno da parte sua, in questo istante, è un po' di compassione. Pronto? Bacia il mio culo nero. Con questa ci pagherò qualche bolletta. Sono nei guai come Jimmy, il giocatore d'azzardo. È origano, ma un negro non lo sa. Tutti hanno bisogno di elevarsi nella vita, capisci? 500. Quanto tempo ci metti a sfumare? Allora? 300. 300 vanno bene, 300 vanno più che bene per me. È alta stagione. Bisogna mangiare e anche tutto il resto. Trovi? Amico. Ecco. Che altro c'è? Basta. Scusami un istante, coritela. Che diavolo è? Chiunque tu sia fuori da quella porta! È meglio che tu vada da un'altra parte! Qui non trovi altro che omicidio e morte! Omicidio! Morte! Assassinio! Vieni pure a misurarti con me, razza di idiota. Jimmy! Psycho, baby, che piacere, stavo giusto per chiamarti al telefono. Jimmy! Psycho! Pensavi forse di farmi la dichiarazione di matrimonio per telefono? Sì, pensavo di dirtelo al telefono. Al telefono, Jimmy! Perché stavo lavorando! Ring ring, pronto!
Al telefono! Sì, al telefono! Esatto! Con la debita! Baby, senti, ne dobbiamo parlare perché sai, io... Discutiamone, parliamone! Coraggio, parliamone! Certo, dobbiamo parlare io e... È questo che vuoi fare con me, Jimmy? Ne parleremo dopo che ti avrò spezzato in galla! Vieni qui! Spezzo in galla! Dove credi di andare, maledetto bastardo? Apri la porta! Io ti amo, ma è meglio che tu apra questa maledetta porta! Sì. Ah! Vieni qui! Dove vai? Amo, Jimmy! Anch'io ti amo, baby! Jimmy ha altre risorse nella vita. Ha dei progetti. Vedrete tutti. Vedrete tutti. Ho sempre voluto vivere su un'isola. Sapete tutti, sono arrivate in finale due poesie. Quindi la nostra Kathleen Duffy è stata designata per estrarre il vincitore. Aspetta, ma che bello! Metto i fogli a faccia in giù. Quando ti senti pronta, ne prendi uno. Non è una scelta facile. Bisogna avere pazienza. Coraggio, Kathleen. La poesia vincitrice si chiama Libertà. Credo sia più adatto a leggerla qualcuno più attraente del sottoscritto. Che ne dite di Maureen? Quando ti decidi a sposarla, Michael? Sono anni che non vedo un matrimonio. Ehi, mi offro volontario. Dopotutto c'è bisogno di un vero uomo, Malley. Ah, io sono... Qualcuno ha parlato? Hai detto un uomo vero? Ma poco dotato. C'è da ridere, idioti. Io dico che lei è troppo donna, però, Malley. Libertà, le montagne rocciose. La verità ignota, l'intangibile. Il richiamo degli oppressi, la bugia degli oppressori. Nessuno è libero, niente è libero. Nessuno lo è mai stato e mai lo sarà. Per affermare il nostro diritto si devono rispettare questi dogmi.
Dante aveva ragione. Ci nutrono con vere bugie. Dante. E noi le ingoiamo intere. La paura è il motore che muove molti che conosco. Attraverso la foschia del mattino, una luce gradita. Deve essere del Finnegan, così quieta e così brillante. Dammi un bicchiere di birra fredda e ti dirò ciò che so. Perché se è la libertà ciò che vuoi, allora devi lottare, lottare, lottare! Mi è piaciuta! Com'è andata? Sei stata fantastica. Bravissima, il signore! Deve essere un irlandese! Quanto denaro abbiamo raccolto, comunque? La gara ha fruttato quasi 1 milione di euro. Beh, niente male, davvero. Purtroppo, signori, devo dire che non è abbastanza, ma il nuovo padrone di casa avrà qualche idea su come pareggiare i conti. Gli americani sono molto bravi negli affari. Ah, beh, meno male, perché quel dannato Yankee rimetterà in paro i conti come cazzo gli pare! Non c'è bisogno di usare questo linguaggio! Qualcuno mi passi il bisturi, per favore! Andate tutti al diavolo! Alzate in alto i bicchieri! Per il nostro nuovo proprietario! Il figlio della terra d'Irlanda da lungo tempo perduto! Miseria! Ehi, calmi! Che vi succede? Non è l'isola delle tentazioni, ma ce la faremo diventare. Benvenuto a Bollywood, da Hollywood a Bollywood. Beh, non parlate tutti insieme. Che c'è? Ehi, non sarete per caso di quel clan? Che lingua parli? 100.000 volte benvenuto. Qualcuno parla chiaro. Benvenuto a Bollywood. Questi sono i documenti del pub, il Finnegan. Finnegan, sì, il premio, la vincita. Sì, ho il mio avvocato che bada a queste cose, capite quello che dico? Ma lo apprezzo molto, comunque, benvenuto, sì. Ma che maledizione! Diavolo, è questo! Ma dove sta lo champagne? Voi altri non sapete come si organizza una festa? Coraggio, sono appena arrivato! Avreste dovuto mettere dei palloncini! L'uomo nero sta passando! Che cosa c'è? State giocando con me? Guardate che facce. Va bene, dove sono le ragazze? Coraggio, portate qui le ragazze. Dove avete nascosto le pupe del posto? Suppongo che ti riferisca a me. No, stavo pensando a una con le tette un po' più grosse. Tu andresti bene, eh? Ma dovremmo fare qualche ritocco, qualche cambiamento. Tirare le sopracciglia, collagene, iniezioni alle labbra. Perché a me piacciono grandi, molto succose le labbra che ti fanno cominciare bene la giornata. È questo che ha detto? Non sa. No, aspetta. Ah! Ehi, che sta succedendo? Io e te potremmo fare qualche cosetta. Qui si può migliorare. Padre Duffy. Padre Duffy, James McDavid. Sa, alcuni di una certa elite mi chiamano Jimmy da Gemma. Sapete, io, Dre e Snoop stiamo sempre tutti insieme. Capite cosa voglio dire? Oh, sì, davvero. Dica una preghiera per me per essere sicuro che il documento sia corretto. Altrimenti, certo. Sapete che vi dico? Dovrò far venire qui South Central. Capite cosa voglio dire? Non lo sapete, ma io ho giocato alla guerra! Mi piace la divisa, il collare funziona! Mi raccomando, padre, stia lontano dai ragazzini. Ma allora, quello ragazzi, è... Come state? Quello, Patrick, è il nuovo proprietario dell'unico pub di Bollywood. La porta ha la chiave. Io comunque la tengo sempre aperta. È tutta di tuo gradimento? No, ma farò in modo che funzioni, baby. Capisci che intendo dire? Sì. Va bene.
Ti lascio riposare, sono sicura che avrei bisogno di forze per le ragazze del posto. Purché non siano grasse, ho qualcosa contro le grasse, capisci che intendo? Qualunque pupa oltre gli 80 kg non mi piace, mi piacciono belle sode, toste, solide. Insomma, vorrei qualcosa di carino e magro con un bel culetto, praticamente delle occhette con cui possa lavorare, perché quando sono nato io hanno buttato via lo stampo, te lo posso assicurare. È la cosa più intelligente che hai detto da quando sei arrivato. Oh, sono io! Intelligente! I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T-E! Ti riesce bene lo spelling. Intelligente! Abbastanza da aver vinto il mio pub! No! Sono io, il più fico! Seguirò lo stile di P. Diddy. Daremo un po' di vita a questo malinconico posto. Bling bling. Non è la Giamaica, ma cercherò di fare il meglio che posso. Ciao ciao. Non credo che finirà bene. A te è simpatico, Jimmy? Hai bisogno di aiuto con la spesa? O forse preferisci che te la porti lui, il nuovo proprietario? Non dovresti tornare allo zoo prima della chiusura serale? O forse un bel calcio nel sedere vi ci farà arrivare più in fretta. Toglietevi di mezzo. Non voglio combattere contro il sesso più debole. Neanch'io, ma con te farò un'eccezione. C'è qualcosa che posso fare per voi, ragazzi? No, padre. Ce la caviamo da soli. Mi farebbe piacere vederti prendere parte al benessere del nostro villaggio. Andatevene adesso. Vedrò tutti quanti domenica? Sì, padre. Sì, padre. E sabato la confessione? Sì, padre. Sì, padre. Sono dei ragazzi adorabili, davvero adorabili. Allora, è un cattolico? Chi? Beh, lui, insomma, quello nuovo. Non lo so, non gliel'ho chiesto. Non preoccuparti, posso sempre convertirlo. Altrimenti... Maureen saprà sistemare le cose con le sue parole. E se fallirò anche così, padre Duffy lo inchioderà con le storie sugli angeli. È una donna dura, Maureen. Sarà un fattore genetico. Allora, cosa ne pensi del dente d'oro? Ti piace, vero? E lui? Pensi che sia un po' pazzo o solo iperattivo? Addirittura spaventoso. Lo sarei anch'io a vedere le facce dei McNulty che aspettano di fare a pugni. Lo zombie McNulty! Io sono un McNulty e sono uno stupido zombie! Questo è il tuo zombie migliore, puoi fare di meglio, Bene, e adesso, razza di idioti, vedete di non rovinare tutto. Comunque ce ne possono essere molti di più. Consideratelo un pagamento in acconto. Stai bene, nonno? Sei così silenzioso. Che cos'altro ci capiterà? Che vuoi dire? Ah, saremo di certo invasi. Da chi? Dai vichinghi? No, no, da quel rapper e dalla sua banda. Sei impazzito. No, no, conosco bene la Bloods and Crips. Sarà come in quei film Boys in the Hood. Cosa? Ci saranno donne mezze nude che appariranno ad ogni angolo della nostra cittadina. Ci saranno gangster con loro, dalle pistole facili come Dirty Harry, che vendono quella cracaina. E ci saranno sicuramente inseguimenti e la gente che si spara. Non credo a quello che dici, tu che mi hai insegnato ad avere una mente aperta. Santo cielo. Hai visto? Ti ho presa in giro, ci sei cascata. Sei proprio un bambino. Coraggio, Kathleen, vieni, la cena è pronta. Beh, allora? Qual è il problema? Te lo dico. Ci mancano esattamente 400.000 euro per saldare il nostro debito, senza contare il capitale. A quanto ammonta il capitale? A circa 7 milioni. 7 milioni di euro? Sai che cosa significano 7 milioni? Perché nessuno me l'ha detto prima? Perché sapevano tutti che avresti urlato e che ti saresti arrabbiata come una furia. Non è vero. 7 milioni, insomma, mio Dio. Siete un branco di idioti. Ecco, lo vedi? Sei partita in quarta un'altra volta. Sei sempre così maledettamente ostinata. Ho bisogno di un po' d'aria. Sì, di aria?
Direi una bevuta più che altro. Spero che tu abbia dei soldi perché il nuovo proprietario non fa credito. Coraggio, ringraziamo. La dico io? Per quello che stiamo per ricevere, ti ringraziamo tanto, signore. Amen. Stai bene? Sì, sto bene. Che bel corpo. Che BDGM è una forza della natura. Bravo, ragazzo, puoi sfondare. Dammi un po' di quel quadrifoglio. Sì, infatti mi faccio in quattro per il quadrifoglio. Sembri proprio un irlandese. E ti ricordi che sono qui perché io sono Jimmy Tanja. Ehi, hey, baby! Sei ben fornito. Tu non avrai niente, signore. E non berremo nemmeno un goccio al Finnegan fino a quando ci sarà lui dietro al bancone! Buonasera, ragazzi, che succede? C'è una riunione in corso. Oh, e di che si tratta? Di dove andremo a bere in futuro. Sì, penso che sia una scelta molto difficile. Impegnativa. Sicuro? Sì. In fondo è l'unico pub del villaggio. Già. C'è il nuovo tizio lì dentro. Ed è nero, se non l'hai notato. Sì, già, nero. Allora, a noi che cosa ci importa? Dici davvero? Sicuro. Coraggio, entriamo a bere un bicchiere, offro io. E noi che pensavamo che fossi uno di noi, un irlandese. Forse lo sono davvero, Brian. C'è scritto sul mio certificato di nascita. Perché vuoi frequentare uno di quelli, allora? Lo sapete che in America hanno l'abitudine di chiamarci negri verdi? Che dici? È una grossa bugia! Leoni irlandesi. E in Inghilterra, fino agli anni 50, molte locande avevano un cartello con su scritto niente neri, niente cani, niente irlandesi. Che vadano a farsi fottere gli inglesi. No, non ci vanno. E c'è anche quel famoso giornalista che disse: adesso che Kennedy è presidente, gli irlandesi sono quasi bianchi. Ci vedete pure voi qualche parallelo? Io non ci vedo niente del genere. Allora sei più stupido di quanto pensassi. E non resto qui fuori. Io vado a bere qualcosa. Non è affatto giusto. Io non ce la faccio a rimanere qui. Neanch'io. Ci potremmo sempre infiltrare. E non restare qui come degli stupidi idioti. Sei un traditore, Pat Duffy! Oh, lo so bene. E ho una sete terribile. E ho intenzione di spegnerla. Un pacchetto di cioccolatini ricoperti di crema. Se gli metti una spina nel culo puoi illuminare tutta Bollywood. Sei fortunato, con quella benda non riesci a vedere chi hai di fronte. Che sta succedendo? So che tutti voi siete sotto shock, ma va bene, sono qui per aiutarvi. Insomma, sapete cosa voglio dire? Da dove vengo io ce la spassiamo. Farò resuscitare qualcuno, farò come Gesù. Poserò la mia mano su di voi. Cosa ha detto? Anche bere un drink. Mi però fa venire i brividi quando parla e anche quando sta zitto. Divertirsi. Lui ha le palle. Non voglio fare arrabbiare nessuno. Inciampare? Chi è inciampato? Dove è finita la mia borsa? Sì, comunque, attenzione. Da bere gratis per tutti! Ehi, malaci! But me like him style all the while. Come with a big Kool-Aid smile. If you can do, have some fun. Put your glass in the air on the one and say, hey, 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 hey. Everybody pull your glass up in the air and say, hey, hey, thank you.
Come sta andando? Oh, sta andando bene. Tu come stai? Benissimo. Hai delle fritte? Forse vuoi dire dei fritti? No, non riesco a capire. Credo che voi le chiamiate patatine. Patatine, sì. Patatine fritte. Ora vado. Grazie. Salute. Alla mia. Tutto bene? Sì. Se me li danno li accetto, quelli blu, quelli rossi, insomma, mi avete capito? Andiamo, coraggio. Nuovo proprietario! Quindi cominciamo pure! Salve! Buonasera a tutti! Stiamo per fare un piccolo numero e spero che vi piaccia perché io piacerò, vi piacerò, vi piacerò! Un momento, aspetta! Però è fantastico! Non ho capito una parola, però è fantastico! Non venire qui a rovinarmi la festa! Lo sai anche tu che è un ragazzo solo! Coraggio, interessante, non trovi? Assolutamente. Cioè, è... Kathleen pensa che sia delizioso. È Kathleen che lo adora, vero? Non devi servire da bere? Invece si fa così. Ho visto una ragazza! Che simpatico. Ha chiesto il mio nome e ha detto Jimmy da Jam! Vuoi fare quella cosa? E allora ho detto... Cosa vuole? Comanda Elsa! Ci mancava Pittigrip. Vuole rovinarci la festa. Esatto. Figurati. Il paese dei folletti, che cosa c'entra? Il paese dei folletti è carino. È una buona idea, è come a Disney. Senza il topolino, ma c'è il folletto. Guardate il folletto verde, ai ragazzini piacerà. E così Lord Haystock possiede l'intero villaggio? Ha ereditato il terreno. Possiede tutto, il grilletto, il tamburo e la canna. Eccetto il Finnegan. Non c'è da meravigliarsi che odiate gli inglesi. Questo è superato. Solo che non ci piace chi si approfitta di noi. 40 acri e un mulo. Che significa? Beh, quando il presidente Lincoln liberò gli schiavi, il governo ci promise 40 acri e un mulo. Quindi i neri erano felici. Cominciamo a ballare per la gioia. Balliamo ancora, senza ottenere né un cane... Ne è un acro di terra. È come offrirti un'aspirina che poi ti dà il mal di testa. Pittigrip, avrai tempo di rivedere i documenti del geometra? Sì, vostra signoria. Bene, allora possiamo procedere. Finché a nessuno importa che il paese dei folletti finisca sotto l'acqua. Cosa? Tutta l'area è una palude, signore. Qualunque cosa voglia costruirci affonderebbe molto in fretta. Qualcun altro ha visto la relazione? Nessuno, signore. Beh, facciamo in modo che resti così. Beh, signore... Qualche problema? È palude, signore. Legalmente sai, dovremmo... Sai, io ti ho sempre invidiato, Pittigrip. Sì, signore. Sei così fortunato ad avere un datore di lavoro generoso e un posto accogliente in cui vivere. Sì, signore. Mi distruggerebbe vederti per strada senza il becco di un quattrino. Sì, signore. Contatta i nostri uomini a Los Angeles. Voglio sapere tutto ciò che c'è da sapere riguardo il nuovo proprietario. Devo avere quel pub per concludere subito l'affare. Ah, Pittigrip. Sì, signore? Non dimenticare mai chi ti dà il burro per il pane. Sì, signore. Così questo Haystock vuole mettere tutti sul lastrico? Sì, è una sanguisuga e stiamo per perdere tutto. Non c'è poi tutta questa vita qui, non ci sono feste. Questo parco dei divertimenti però... sarebbe buono come affare, tra l'altro potrebbero guadagnarci tutti, compreso il mio pub. Sì, ma a quale prezzo? Se dovessimo perdere questa battaglia, la nostra comunità perderebbe la sua identità.
Sai, con il vile denaro non si compra la felicità, conta quello che fai. Così mi hanno insegnato. Per le cose belle della vita occorrono i soldi. Buonanotte, allora. Anche a te. Ehi, Jimmy. Sai, io... Ho sempre pensato che le nostre culture fossero simili. Io ho visto... The Commitments ben 7 volte. Sul serio? Sono convinta che Jungle Fever fosse... Come dite voi? Davvero forte. Beh, mi verrà un'influenza da giungla qui fuori. Sei simpatico, Jimmy. Sono un po' fuori di testa. È un momento fotografico, lo metterò nella banca della memoria. Anch'io sono un po' fuori di testa. Ci si vede. Ok. Fermo. Hai sentito? Figliolo, sono io, padre Duffy. Sei al sicuro adesso? Sai dove ti trovi? Vuoi un goccio di whisky? Per favore, fatemi dare un'occhiata. Ha soltanto preso un brutto colpo, ma a parte questo è in forma. Considerando il resto, ovvero sia il gusto del vestire, direi con assoluta certezza che questo aspetto è incurabile. Grazie, dottore. Ma non deve muoversi, non ancora. Andrà tutto bene. Coraggio, portiamolo di sopra. Può dormire nella mia stanza stanotte. Nel tuo letto. Vorresti cedergli il tuo, forse, Pat? No. Adesso vengo a morderti. Poi ti mangerò pezzo a pezzo. Ti mangerò tutto. Corri! Ti mangio! Ehi, principessa. Stai facendo la guardia? Mm-hmm. Hai saputo di ieri sera? Mm-hmm. Buon per lui che non l'ho visto. Perché se l'avessi visto, gli avrei fatto una mossa alla blu. Lo sai, mi sono allenato con lui, con Bruce in persona. Davvero. Non mi credi? Uh-huh. E perché non mi credi? Ti dico una cosa. Mio padre ha insegnato al papà del padrino del leggendario nel Tempio Shaolin. Chi era innamorato di Ling Chao? Beh, te lo dico io. Come finiva? Se l'avessi visto, ma dal momento che non l'ho visto in faccia, sai che ti dico che quelli che hanno paura fanno così. Ti prendono alle spalle perché non avrebbero avuto il coraggio di affrontarmi da uomo. Jimmy da Jam! Posso? Entra pure. Continuerò più tardi. Allora, ti senti meglio? Come se una battona di Hollywood mi avesse colpito... Scusami, ma quello che dici non è per le sue orecchie, grazie. Oh, sì, ma lei parla come un fiume, chiacchiera la tua cara Katie, bla 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 bla. No, hai il dono della parlantina, non è vero? Solo che non l'hai ancora scoperto. Facciamo i compiti. Compiti? Fare i compiti è giusto. Smettila di chiacchierare. Le avrei detto un mucchio di sciocchezze, vero? Solo per la parte che riguarda i compiti, essere brava a imparare. Che palle. Tu hai la tendenza ad esagerare, è così? Esagerare io? No. Vedi, il bernoccolo che ho in testa non è un'esagerazione, è un bernoccolo. E il piede che mi ha preso a calci in culo non era affatto un'esagerazione. Quindi non hai idea di chi ti abbia colpito? Non ne ho idea, ma ti assicuro, non dimenticherò mai quel suo fiato puzzolente. Giusto. Quel suo fiato era... Adesso metto i tuoi vestiti in lavatrice con il ciclo per i colori vivaci, così non si rovineranno. Fatti un bel bagno. Io intanto ti preparo dei vestiti puliti. Vestiti? Ehi, ma sono nudo! Pensavi che ti mettessi in lavatrice con i vestiti? Non ti agitare, sono cose che ho già visto. Cucino e lavo per mio nonno e i miei fratelli da quando ho 9 anni. Ci vediamo.
un momento. Evidentemente non è vero quello che si dice a proposito dei neri. Ehi, faceva tanto freddo. Freddo, sai, faceva freddo. Ehi, guarda, guarda, è come un palo. Ci si può mettere una bandiera. Lei non sa che sono nato addirittura con una terza gamba. Devo togliermi la scarpa ogni volta che vado in bagno. No, no, però no. Rewind. Now I'm flowing wild overseas. Brought the world down to their knees. I got the fireplace chilling in the back, bubbles all around. I might give the young lady a heart attack. I know she feeling me. What she say? I know she feeling me. What she say? Yeah, you know she feeling me. Check, check, one, two. Gesù, Michael, mi hai spaventato a morte. Ho saputo quello che è successo. Sta bene ora? Sì, sta meglio. Non lo senti? Ha passato la notte qui, allora? Sì, gliel'ha consigliato il dottore. Colazione a letto? Michael, non so dove vuoi arrivare con questa conversazione. Senti, Maureen, so che non potrò mai sostituire Frank, e certo non me l'aspetto, ma penso che sia giunto il momento di chiederti di sposarmi. No, Michael... No, aspetta. Ti prego, fammi finire. So di non essere perfetto e so che tu non mi ami, ma forse ci riusciresti con il tempo. E inoltre, Kathleen ha bisogno di una figura paterna. Tu sai che io l'amo con tutto me stesso, lo sai che è così? Sì. Beh, allora che cosa dici? Beh, ha un senso se la metti in questo modo. È solo che... Ciao, Michael. Ciao. E i tuoi capelli? Oddio. Va tutto bene? Sì, va... tutto bene. Stai benissimo vestito così. No, stile e carattere, baby. Direi che sei quasi un irlandese. Beh, tu sai come mettere insieme le cose. Sei brava. E anche amalgamarle. Mi piace farla così, la zuppa. Senti, ascolta, Jimmy. Che vorresti fare nella vita? Cosa ti rende felice? Forse la pace sulla terra. No, è la risposta che darebbero le modelle. Vorrei essere ricco, essere famoso. Capisci? Perché io e la musica siamo tutt'uno. La musica è il mio migliore amico. Posso riuscirci benissimo. Quello che mi manca è solo un'opportunità. Bene, allora, quando ti esibisci al Finnegan, perché impersoni sempre qualcun altro? È quello che faccio, è quello che sono, capisci? Non è quello che sei veramente, è quello che sono loro. Invece dovresti cercare di essere più te stesso. Non ho mai visto Kathleen così felice. E sei tu che la rendi felice. Non quei tizi che impersoni. Beh, sai, io ho del magnetismo. Certo, sì. Dell'elettromagnetismo. Ed è per questo che la specie femminile, insomma, le ragazze mi amano. Ah, ok, non vuoi provocare, eh? Ne ho spruzzata solo. No, era tanta! No, poca! Poca, Kathleen! Ah, ora sei morto, Jimmy Mac! Sai, mia madre cantava sempre quella canzone. Jimmy Mac. Thank you.
Pettigrew? Sì, signore. Ho ricevuto delle preziose informazioni dalla città degli angeli. Sembra che il nostro McDavid non se la passi bene. C'è sempre qualcuno pronto a morderlo sul di dietro e probabilmente morirebbe per avvelenamento da cibo. In breve è un perdente. Un po' come te, Pettigrew. Sì, signore. Quindi gli farai un'offerta economica che non potrà rifiutare? Non posso certo affidarmi soltanto a quell'idiota di McNulty. Senz'altro, signore. Ah, Pettigrew? Sì, signore. Niente errori. Portato a termine l'affare, sarò un uomo ultraricco. Andiamo, Chappie. Cosa c'è, signor Pettigrew? Mi dica che cosa posso fare per lei oggi. Ah, beh, parecchio cheddar. No, voglio dire grana, soldoni, contanti. Ah, sì, possiamo trovare un accordo. Sono un uomo d'affari, io faccio affari. Il patto era che se non gli davo i soldi dovevo sposare la loro sorella. E lei, tutta contenta, mi ha dato altri soldi per la luna di miele. E io li ho persi giocando a carte. Poi me la sono svignata. Hai lasciato quella povera donnina davanti all'altare? Donnina? No, stiamo parlando di 136 kg, un pitbull con delle mascelle d'acciaio. Sei mai stata sposata? Sì, una volta. Che è successo? È una lunga storia. Raccontamela adesso. Ok. Lo chiamavano il Dolce Frank. Lo chiamavano il Dolce Frank? Scusa, ma che razza di nome è il Dolce Frank? Sembra il nome di una torta. No, era Frank, ma noi gli avevamo dato un soprannome. Ah, okay. Io e Frank ci siamo conosciuti all'università di Dublino. Ci siamo sposati e abbiamo avuto una bambina. Io sono rimasta incinta. Se fosse rimasto incinto lui, sarebbe da studiare. Vuoi ascoltare la storia? Va avanti. Beh, comunque, Kathleen lo adorava, era un padre fantastico. Ma un giorno lui la portò a fare spese e un ubriaco l'investì con l'auto. Frank fu ucciso. Lei non aveva un graffio. Probabilmente lui l'aveva protetta dall'impatto con il suo corpo. È come se avesse fatto un patto con Dio. La sua vita per quella di lei. Aveva solo 4 anni. Te lo immagini, 4 anni. Lui è morto tra le sue braccia. Non ha più detto una parola da allora. Andrà tutto bene. No, lo so. Noi affrontiamo un giorno alla volta. Sappi che se gli fai del male o la deludi, ti giuro che io ti uccido. Qualcuno ha minacciato di farmi del male. Mm-hmm. Potrei farlo io, oppure scrivere 2 righe alla signora Psycho. Uccidimi pure, ma non chiamare Psycho. Uccidimi. Preferiresti così? Sì, morto, andato, sepolto, incenerito. Ehi! Ciao, Angelo. Come va, principessa? Come stai? Ehi, adesso basta. È in gordigia, e a me? Oh! Tutto il villaggio ne sta parlando. È molto imbarazzante. Sarà pure un tipo simpatico. Tra l'altro lo pensano tutti. Ma lui è la mia unica nipote. È un boccone amaro da inghiottire. Non è una questione di colore, vero? Che Dio non voglia, non sono razzista. Gesù. Ho sempre sperato che Michael e Maureen si sposassero. È un bravo ragazzo. È un po' noioso, ma sarebbe un buon padre per Kathleen. Io voglio che loro stiano bene. Rifletti, Pat. Maureen è grande abbastanza da decidere da sola. Se la spingi troppo in una direzione, potresti farla andare in quella opposta. Adesso devo andare. Sai, Pat, non
Non vedevo Maureen così felice da anni. Kathleen, forse potrebbe finalmente aprirsi, sai? Hai sbagliato la vocazione. Avresti dovuto studiare per diventare un grande psicologo. Perché? C'è una differenza? Jimmy the Gem è un professionista delle arti marziali. Devi mettere la mano così, perché in questo modo blocchi il colpo dell'avversario e colpisci a tua volta. Appena arrivano i colpi, sei pronta a pararli. Va bene? Jimmy the Gem ti insegnerà altre cose domani. Appena sarai un po' più sciolto. Non ti vergogni, Maureen Duffy? Perché vuoi disonorare così la tua razza? Camminare mano nella mano con quel tipo. Sì, lui è bravo a combattere con i bambini. Perché non vuoi provare quelle mosse con un uomo adulto? Coraggio, Jimmy Lamora Gem! Mostra alla piccola Kathleen quanto sei grande. Lo sapevo. Andiamo. Andiamo. Tutte chiacchiere e niente fatti. Che cosa hai detto? Scusami tanto. Stai bene? Jimmy, stai bene? Scusami, tesoro. Tu picchi come una ragazza. Sto bene. Sembra che non lo abbia colpito. Non perdiamo tempo con questi buoni a nulla. Con questi buoni a nulla! Andiamo. È stata una fortuna per loro che c'eri tu, perché stavo per attaccarli come Bruce, davvero. Sai, questa è l'arte di combattere senza combattere. E ti calmi. Ho messo dello stufato a cuocere, voglio che si cuocia ben bene. Mettici un po' di spezie dentro, perché a noi neri piace il piccante. Va bene, ti vengo a prendere più tardi, non dimenticare la lezione. Ehi, Jimmy. Mi dispiace davvero. Sono... un macho, baby. Andiamo. Che avete da guardare? Coraggio, tesoro. Scusi tanto l'interruzione, Lord Aylstock. Mi chiamo Suzuki. Suzuki, ha detto? Vuol dire Suzuki l'industriale giapponese? Sono venuto a conoscenza del fatto che lei voglia costruire un parco divertimenti a tema in Irlanda. E io sarei molto interessato ad investire in questo progetto. Io posso offrirle il 90% del capitale senza caricare interessi sul prestito. Lei ci mette il restante 10% e io le garantisco il totale recupero. In effetti è una proposta ragionevole. Credo che sia opportuno incontrarci. Organizzerò il viaggio quanto prima, Aylstock. Eccellente! Non vedo l'ora di vederla. Anch'io. Sayonara. Salve. Pettigrip! Mi senti? Pettigrip! Sì, signore. Portami una bottiglia del 50. Immediatamente, signore. Pettigrip. Sì, signore. Ti sei occupato di quella cosa? Ho parlato con lui. Non sarà un problema. Sembrava ben disposto. È quello che pensavo. Quei dannati Yankee farebbero qualsiasi cosa per avere soldi facili. Buongiorno a tutti. Buongiorno, padre. Bene, come già sapete, abbiamo un nuovo membro nella nostra famiglia. Quindi, pensavo che sarebbe una buona idea dare un certo tocco al nostro sermone. All'inizio era il verbo. Sapete? Prese il volo come un uccello sulle ali della verità. Vola, dà forza a tutte le cose viventi. Asciuga le lacrime dagli occhi degli uomini, quindi non piangete, non piangete, perché Adamo ed Eva, a te e a me, nostro Signore, re di tutti i re, ha concesso la libertà. Cantate! Permettetemi di presentarvi i miei nuovi soci,
il signor Suzuki e il signor Yamamoto. A quanto pare la vostra gara di poesia non è servita a niente. Ma poiché io sono gentile e premuroso, non ci saranno sfratti. Migliaia di turisti verranno presto fin qui e il signor Suzuki, gentilmente, ha accettato di offrirvi dei posti di lavoro che, sebbene umili, vi daranno da vivere decentemente. Quelli tra voi che saranno selezionati dovranno, è chiaro, indossare l'uniforme ufficiale del parco a tema. Pete Crep! Cosa ne pensi? È strano. Le scarpe a punta non sono ancora arrivate, ma data la loro forma e la taglia unica, sono sicuro che saranno comode e assai calde. Vi assicuro che preferirei succhiare l'occhio di un cane morto piuttosto che indossare quella roba! Hai già fregato abbastanza danni al nostro villaggio! Ehi, Stock! Questa è una casa della buona novella. Io sinceramente di lei non ho molta stima. E devo ammettere che cerca a tutti i costi di agitare le acque. Bravo, Jimmy. Sì, è vero. Vattene, figlio di... Scusate. Giusto, avanti! Avanti. Via. Bravo! Bene. E si porti via anche questo folletto. If only I could fly away to be with my true love. Had we the wings, we'd surely soar to heaven's skies above. I'd been friends. Tua madre ha la voce più dolce che abbia mai sentito. Scommetto che anche tu potresti cantare così. Sì, scommetto che potresti cantare come Mariah Carey. Sai che conosco Mariah di persona. Non mi credi? Per essere una bambina silenziosa, vedo che te la cavi. Vai adesso. Devo ammetterlo, Jimmy, tu ci sai fare con le ragazze. Sì, ma non riesco a tenerle a lungo. Prima o poi capiscono chi sono. Tu, piuttosto? Che vuoi fare? Riguardo cosa? Riguardo cosa? Tu e Maureen. Lei ha bisogno di te. Kathleen ha bisogno di te. Ci ho provato, Jimmy, credimi, ci ho provato. Ma a quanto pare a lei l'idea non piace. Sembra invece che abbia un debole per te. Me? Sì. Io e Maureen. Mike, stai sognando. Sognando. Con me non funzionerebbe. Inoltre, sai, io devo pensare alla mia carriera, amico. Devo vedere della gente, andare in tanti posti. Non puoi mollare così facilmente. Devi continuare a lottare, amico. Proprio come ha fatto mio nonno, Seconda Guerra Mondiale. Il generale Patton diceva: datemi tutti i neri, vediamo che cosa sanno fare. Arrivò lui. E ricacciò tutti i crucchi fino alle porte di Berlino, addirittura. Che Dio benedica il suo culo decorato. Fu un grande uomo. Sì, signore. Che diavolo di discorso, Jimmy. Ma non è forse quello che fai proprio tu? Mollare? Questa è l'informazione. Lord Elstock mi ha detto di farne buon uso, Brian. Pete, che diavolo stai facendo? Batti la fiacca, come al solito. Novità? Ho appena ricevuto conferma che i fondi giapponesi sono stati trasferiti sul conto del paese dei folletti. Tutti questi zeri. Dannatamente meravigliosi. E se i giapponesi scoprono che sul terreno non ci si può costruire? Beh, funziona così. Io raccolgo 10 milioni di euro, metto l'ipoteca su tutto il villaggio e tengo tutti gli abitanti in pugno. E con Suzuki, che fornisce l'altro 90%, mi aggiudico immediatamente 20 milioni in contratti di edifici fasulli per i miei sciocchi soci. Poi, appena i giapponesi scoprono che il terreno ha la consistenza di una ciambella, Suzuki si riprenderà silenziosamente il suo contante per evitare uno scandalo.
Meno, ovviamente, i 20 milioni che io avrò già fatto sparire altrove. Ripagherò tutti i miei creditori e intascherò i 10 milioni. Geniale! È ovvio. A proposito del Finnegan, credo che lo spettacolo stia per cominciare. Pitty Creep? Sì, signore. Non una parola. Ricorda che ti dà il burro per il pane. Non posso certo dimenticarlo, signore. Well, it's been a while since I've been in L.A. Travel real far, it looks like I'll stay. Now if you understand, raise your head in the air. Excuse me for a moment while I go and pat my hair. I got me a big girl. Jimmy! She tried to hug me. That's crack. Three ribs. I was in the hospital all night. I'm supposed to tell you. That's what they told me. Jimmy, fermo! Eh? Che c'è? Abbiamo delle visite. Che vuoi dire? McDavid, devi venire fuori adesso! Fatti vedere! Dove sei, McDavid? Coraggio, esci fuori! Adesso finisce male! Sì, che diavolo succede? Chissà cosa di là. Ehi, ragazzi, che ci fate qui? McDavid, sei un bugiardo e un traditore. E io lo sapevo da un pezzo. Poi? Abbiamo scoperto la faccenda di Dirty Dime e di come hai avuto il coraggio di rubargli la canzone. Sì, fa le valigie e sparisci da Hollywood. Lascialo in pace, chiaro? State zitti e buoni, avete capito? Dobbiamo mantenere la calma. Senti, Jimmy, ho letto le parole e non mi sembra affatto che la tua poesia sia stata rubata dal disco di un certo Dime, che è proprio questo, se non sbaglio. Posso vederlo un secondo, padre? Dirty Dime. Dirty Dime. Sì, sì, stava con quel gruppo, i Nickel & Dime. Volevo cantare il disco per voi, sapete, Nickel & Dime. Se n'è andato da solo, Dirty Dime. Beh, sentite, io... mi avete beccato. Sono colpevole, lui è colpevole, è una situazione sporca. Beh, colpevole e condannato. Qualcuno ha delle manette? Ma che dice? È fuori di testa. Per l'amor del cielo, è soltanto una poesia. Ok, non è la fine del mondo, ve ne rendete conto? Tutti copiano le poesie. Lo sapevo che l'avresti difeso. Quest'uomo è un ladro e un bugiardo. Sei soddisfatto adesso? Va a casa. Non ancora. È vero che volevi vendere il Finnegan a Lord Aylstock. Cosa? Davvero? Ma... Non è possibile. Digli che non è vero. Certo che è vero. Vediamo cosa ha da dire adesso. Ecco, sono affari miei. Senti, abbiamo il diritto di sapere. Dici la verità e ti assicuro che noi ti crederemo. Giusto. Forse devo picchiarti di nuovo. Come ho fatto l'ultima volta. Solo che adesso non ti rialzerai tanto presto. Così sei stato tu. Ah, sì. Riconoscerai questo fiato ovunque. Sai una cosa, McNulty? Fa la boccuccia e bacia il mio culo nero. Attenzione! Stavolta hai fatto un casino. Se è innocente, il buon signore sarà con lui. L'hai fatto proprio a pezzi, Brian! Stai bene in mezzo ai polli!
Sì. Sai, mi sono allenato con Bruce in persona. Non mi credi, eh? Zitto. Non avrebbe mai fatto questo, vero? Jimmy, diglielo. Jimmy, diglielo. Coraggio, diglielo. Come hai potuto? Perché avresti fatto una cosa simile? Ma se lo vendi a Aylstock, è la fine del villaggio. Così è questo che significavamo per te. Un grosso imbroglio, un modo per potersi arricchire in fretta. Sai una cosa? Fidarmi di te e credere in te è stato il più colossale errore di tutta la mia vita! Sei un traditore, un bugiardo, un fasullo, un chiacchierone e io ti odio! Ti odio e non voglio rivederti mai più! Va all'inferno! Ha ragione. Fammi andare da lui! Io voglio fargliela pagare! No, Pat, non farlo! Forse il Signore non ha perdonato, Giuda? Vattene via! Sparisci! Sì, signore. Mi auguro che oggi sia una giornata stupenda. Sì, signore. Ho delle novità per lei, signore. Gli abitanti del villaggio hanno indetto una riunione urgente. Ora sono giù al Finnegan.
Cosa, adesso? Credevo che fosse chiusa la faccenda. Pitigrip, dove diavolo è il mio tè? Sta arrivando, signore. Di cosa starebbero parlando? Nessuno lo sa, signore. È un segreto. Chissà cosa stanno complottando. Pitigrip! Che c'è, signore? È vuoto! Oh, scusi, signore, vado a riempire. No, il conto idiota è vuoto! Sono stato derubato! Che diavolo avete da fissare? Vogliamo avere stanchi di stare qui ad aspettare! Adesso state zitti tutti! Fate silenzio, avete capito? Cos'è questa storia, padre? Dovremmo essere a casa nei nostri letti. Non lo so, Tom, ma sono sicuro che lo scopriremo molto presto. Sarà meglio. Che diavolo sta succedendo? Sono i soci di Elston. Perché sarebbero venuti qui? Non ne ho idea. Non so spiegarmi il perché. Siamo nelle mani del Signore. Come va? Come te la passi, Eistock? Non darti la pena di parlare, ascolta. Forse avrai scoperto che il tuo conto in banca è stato svuotato. Dannazione, mancano un sacco di soldi. Sappiamo tutti che il terreno è una palude e come hai nascosto abilmente la relazione del geometra. Secondo me questa sarebbe una frode. Sì, se la memoria non mi inganna, è una frode. Senti, non voglio che tu vada in prigione per 20 anni, quindi questo è il patto. Bene. Restituisci i 10 milioni meno il 10% per gli amici che mi hanno aiutato a organizzare l'operazione. Fast Freddy e Diamond Jack! Siamo grandi! E naturalmente il mio amico di cui sveleremo l'identità. E tu, Eistock, dovrai restituire i soldi che il villaggio ti ha pagato con la gara. No, vedi, non parlare, non ho ancora finito. Quindi rinuncia a Ballywood e a tutte le terre circostanti, incluso il Finnegan. Sta scherzando? In questo modo tutti otterranno ciò che vogliono. Tu ne uscirai pulito. Beh, quasi. Potrai far trapelare qualcosa alla stampa, vediamo. Lord Eistock tenta di truffare degli investitori con un contratto che riguarda una zona paludosa. Ma a proposito, caro informatore, potresti passare l'accordo a quel vecchio ragazzo che è lì vicino a te? Sì. Ok, vostra signoria. Ci serve la sua firma sulla linea punteggiata. Adesso. Ma è un genio! Giusto a titolo di informazione. Sappi che abbiamo un'assicurazione. È una copia della relazione del geometra. Indirizzata a Lord Eistock. Solo un minuto. Il mio caro Pitigrip ha ragione. Trasferirò subito il saldo sul tuo conto. Un'ultima cosa. Non tornare. La terra appartiene al popolo. Irlandese, è chiaro. Voglio che andiate a prendere quel Jimmy da Gem. Voglio anche che lo fermiate subito! Allora, idioti! Che state aspettando? Non ci serve il suo denaro per fare la cosa che riteniamo giusta. Andiamo. A proposito, signore, non mi è mai piaciuto il burro sul pane. Io sono più per la marmellata, mi creda. O per essere più preciso, sono più per Jimmy da Gem. Quindi, signore, vado a farsi fottere col suo lavoro. Vado a prendere un aereo. A che ora parte la prossima barca? Alle 6 precise! È ora. Va da lui. Davvero? Sì. Sì.
Grazie. Così. Non puoi fare una cosa del genere. Non puoi giocare con i sentimenti delle persone in questo modo. Oddio, sono stata un'idiota. Io pensavo che Dimetti importasse. Mi importa. No, non è vero. Sì, è vero. Sai, per un momento, Maureen, ho pensato che tra te e me ci fosse qualcosa. È così. Tu e Kathleen. Ma mi stavo solo illudendo. Io... No, niente ma. Quante birre gratis devo offrire in questo villaggio? Non posso comprarmi la simpatia. Il signore lo sa, ci ho provato in tutti i modi. Sì, Jimmy è un tipo simpatico. Ma sai una cosa? Nel profondo hanno tutti paura di me. Paura di chi sono. Di quello che pensano che io rappresenti. Così non li ho delusi. Ho messo a segno l'imbroglio del secolo. Ma adesso basta. Per Jimmy da Gem è ora di tornare indietro. Al suo territorio. Guadagnare alla svelta i soldi. E poi cosa farai? Li spenderai e ricomincerai, ricomincerai, ricomincerai. E dove ti porterà tutto ciò? Non vedi il vuoto in tutto questo? Eh? Resta. Coraggio, che cos'hai da perdere? Non continuare a scappare, Jimmy. Da che cosa scappi? Tutti ti vogliono bene. Tutti ti vogliono bene per come sei. Stai per farmi dire che io ti voglio bene, ok? Io ti amo. Ti prego, non te ne andare. Ti prego, non te ne andare. Devo farlo, Maureen. Devo andare. Jimmy! James McDavid! Fermo lì! Altrimenti che Dio mi sia testimone, non sarò responsabile delle mie azioni. E adesso, per favore, stammi a sentire. E questo vale anche per me. E ricorda, figliolo, che io picchio ancora forte! McDavid! 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 Sei un bugiardo e un artista della truffa. Stavolta ti faccio a pezzi. Ma solo se fai un passo di più verso quella barca. Il villaggio ha bisogno di te. Jimmy da Gem. Vogliamo che resti con noi, amico. Jimmy. Mio Dio! Jimmy! Ti prego, non partire! Il mio papà se n'è andato. Non lasciarmi anche tu. Non partire!
Maureen Duffy. Kathleen Duffy. Volete prendere quest'uomo, James Winston Dajem McDavid, come marito e padre? Lo voglio. Kathleen, non hai perso di nuovo la voce? Sì. Coraggio, 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 coraggio. Ok, allora. Puoi contare su di me. No, grazie. Ti ringrazio, signore. Per i poteri concessi dalla Chiesa, vi dichiaro una famiglia. Finalmente! Avanti, coraggio, Jimmy. Sei autorizzato a baciare la sposa. Non me lo faccio certo dire due volte. Mio padre aveva ragione a proposito degli uomini fantastici, ma ognuno di noi ha un qualcosa di magico in sé, non trovate? Che c'è? Non mi credete? Jimmy! Tieni il tuo culo nero lontano da quella ragazza! Tu non mi scapperai, Jimmy! Sorpresa! Yo, it's me, Jimmy Jammin', making money ain't a thing. I sell you back your jobs, let them know, big change. Don't stay with it, play with it. Hustle with no muscle. Sykes a big girl, so you don't even wanna touch. Some things went down, Lord knows I wanna fight. Bought a lottery ticket, now I'm on the next flight. So don't hate me, I'm only trying to get paid. International hustler, man, you US to Ireland. Irish Jam, Irish Jam. You can run, Jimmy Jam, but you can't hide. You can call me psycho, but I'ma be your wife, though. You don't like me, cause I'm a big girl, when all I wanna do is rock your world. You can take a trip to the end of the rainbow, and even if you think I'm insane, I remain strong. And if you think I'm too thick to hold, better take a good look, cause I'm the real pot of gold. Irish Jam. Now the people of the village, yeah, they looking at me. Now how can I celebrate? Like old glory, same story. Rich man trying to take the land, but Jimmy Jam got a master plan. Now what you see before your eyes is called tricks and motion. Got the money village back to coasting. It's hosting, I ain't boasting. I was slick like motion, hitting it with through emotion. Irish Jam. Irish Jam. Sai, baby, arriva il momento che un uomo deve fare quello che un uomo deve fare. E io l'ho appena fatto. Sì. Oh, no, no, muoviti! Oh, no, no! Adesso io... E anche amalgamarle. Mi piace fare così, la zucca. È sempre la stessa brodaglia, tutti i giorni, tutti i giorni. Ma io mi sono stancato, sono stanco! Oh, ma
Pitycrypt, ti ho chiesto... Oh, che male al piede! Va bene, cos'è successo allora? Voi non dovete avere paura dei neri qui. Vi dobbiamo insegnare. Anche Donkey, primo la devi smettere con i pancake. Pancake! Chi vuole dei pancake? Io voglio pancake. Pancake! Pancake! Mai avuto un orsetto prima d'ora? Un bell'orsetto grosso? Oh! Sta tranquillo, Pitycrypt. Non è la prima volta che salgo su un cavallo. Ma che fa? Va indietro, sto stronzo. Ehi, va avanti. Avanti. Vai. Aspetta, dove vai? Oh. Scusate. Ma che fa? Situation. Lo sai, cameraman, tu sei italiano, vero? Come Frank Sinatra, un vecchio amico mio, un vero fratello. Ok, sono pronto? Cominciamo!